Cosa significa davvero il giorno del Signore? L'insegnamento tradizionale secondo cui il giorno del Signore è la domenica è una falsa dottrina insegnata dalle chiese della cristianità per promuovere la loro agenda che ruota attorno a false dottrine profondamente radicate nell'adorazione pagana del Dio Sole. Non riesco nemmeno a contare quante volte ho sentito dire che la Bibbia si riferisce al giorno del Signore come alla domenica. In effetti, questa è stata effettivamente usata come la scusa più ridicola per i cristiani che mantengono la domenica come loro giorno di culto in sostituzione del vero sabato biblico, che inizia al tramonto del venerdì e termina al tramonto del sabato. Bene, sostiet potta. Se il brano dell'Apocalisse si riferisce a un giorno specifico della settimana, il giorno del Signore ovviamente non è il giorno della domenica, ma piuttosto è il giorno sabbatico di 1000 anni in cui Yahushua giudicherà gli ingiusti resuscitati ad una seconda vita. Il regno millenario è un periodo di 1000 anni in cui il Messia regna e governa la terra per 1000 anni. Questo non è solo un periodo di 1000 anni, è il settimo millennio, un millennio sabbatico.